Abete, legnami e infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Amici di Fanner, buonasera, ben ritrovati dall'Urbe Tevere in Roma per la quinta giornata del campionato d'elite. Da una parte i padroni di casa del Borgo Rosso, che hanno racimolato fin qui 5 punti, dall'altra il Maccabi a quota 7 in classifica, frutto di 2 vittorie e un pareggio. Gioia, Bondi, Gioia, Piazza Serde chiama il pallone, Bondi può calciare, va al centro verso Di Consiglio che non sbaglia e arriva alla prima vera occasione del match, il vantaggio del Maccabi. Figueroa vuole andare da solo, la perde in mezzo a due, poi Bondi va a destra da Fiorentini, che può puntare Serrao, se ne va a Fiorentini, arriva dentro l'area di rigore, c'è l'intervento in scivolata, c'è il fischio, calcio di rigore in favore del Maccabi. Sul dischetto c'è Piazza Sede contro Lovison, va il numero 8 all'angolino, non può arrivarci Lovison, raddoppio del Maccabi, è 2-0. Sulla pressione di Gioia, poi nel verticale da Damian, che rincorre questo pallone insieme a Veneziano, arriva prima il numero 11 del Borgo Rosso, che sterza, rientra, va nel mezzo da Agnani, sponda per Figueroa che calcia, non inquadra lo specchio della porta, la più grande chance del primo tempo per il Borgo Rosso, ce l'ha avuta Figueroa. Ultimo quarto d'ora di speranze quindi per la squadra di casa. E ora manovra con Lovison che aspetta il pressing, clamoroso errore, regala la sfera a Mazzeo che però non riesce a concludere. Alla fine se la cava in qualche modo Lovison. Calcio di punizione, va Damian, la girata dentro l'area di rigore senza deviazioni, che finisce alta, buona occasione per il Borgo Rosso. Da calcio può partire Mazzeo in contropiede, dall'altra parte va a servire il suo compagno che è costretto ad allargarsi, c'è il cross dentro allontanato solo per un attimo, Gioia calcia col destro, pallone alto, battuto velocemente questo corner, arriva il cross dentro allontanato, Tafani tenta il tiro rimpallato da Pavoncello, quando arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, vince il Maccabi in trasferta 2-0 contro il Borgo Rosso e raggiunge quota 10 punti in classifica.